Ciao, sono Lorenzo da Roma e oggi vorrei portarvi una bella ricetta che è quella della pasta alla gricia. La pasta alla gricia, attenzione, insieme alla pasta alla matriciana va col guanciale, perché molta gente si sbaglia, ma la pasta alla gricia, la matriciana va col guanciale, perché il guanciale è molto bello unto, pesante, col pepe e con l'olio, e invece la pancetta va con la carbonara. Allora, per fare la pasta alla gricia ci servirà la pasta, che può essere spaghetto o lo spaghetto quello buono, oppure per chi ama la pasta corta dei rigatoni, la cipolla, l'olio, il pepe e il guanciale. Allora, per prima cosa dovremo lavare la cipolla, poi la tagliamo e la mettiamo a rosolare nell'olio, in una padella con dell'olio. La mettiamo a rosolare con una padella con dell'olio e intanto che si sta a rosolare tagliamo a listarelle, come vi pare, del guanciale. Quando vediamo che la cipolla è bella dorata, aggiungete il guanciale a padella con la cipolla e dopodiché aspettiamo che anche il guanciale diventa abbastanza dorato. Nel frattempo si può mettere a bollire la pasta. Mettiamo a bollire la pasta ovviamente con l'acqua, col sale, e teniamo, dopo averla scolata, teniamo anche un po' l'acqua in un bicchiere, mettete l'acqua decottura della pasta, così se poi quando unite il tutto diventa un po', si asciuga un po', si può, capito, si può mettere a posto il tutto. E quindi appena finito di scolare la pasta si unisce al preparato di cipolla e guanciale e a quanto basta poi si può aggiungere l'acqua della pasta e servire con abbondante pecorino romano. Tutto, questo è tutto. Ciao.